Ciao a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming con la nuova puntata di Life is Strange 2. Allora ragazzi, siamo riusciti a liberarci dalla prigionia di quel vecchio razzista che ci aveva tenuto prigionieri in attesa della polizia, perché purtroppo ci aveva riconosciuto e io temevo che fosse così. Grazie a Dio, un tale di nome Brody, quello che avevamo conosciuto all'interno della stazione di servizio, e ci ha aiutato davvero, ci ha portato via e ora siamo in Oregon all'interno di un motel. Ci ha pagato la stanza, ci ha dato uno zaino nuovo e ci ha anche scritto una lettera. È stato veramente gentile. Era un po' sospettoso, ma sembrerebbe che sia tutto quanto a posto, ok? Ora continuiamo, devo preparare un po' il bagno per Daniel. Some things do not change. Vabbè, guardiamo un po' la TV con lui, dai. So, what's up? The buns want to catch Hot Dog Man and turn him into sausage meat. Oh yeah. The giant meatball attacks in the next episode, right? Yes. And I get to meet the city mayo. Man, it's been ages. Why don't you watch Hot Dog Man with me anymore? I'm too old, dude. And I've seen it so many times. Okay, Grandpa Sean. Feels so good to sit down and watch TV. True. Okay, I'm done here. You're missing the best part. I know, but I gotta take care of the bath. Don't forget you're up soon. I know. Okay. Ah, c'è una cartina. I miss GPS already. But at least we're progressing south. Avete letto che cosa c'è lì al centro? Arcadia Bay Lighthouse. Vorrei davvero tanto andarci, sapete? Ma proprio un sacco. Vabbè. Temo non si possa, vero? Oh, regole del motel. No worries. We don't have to build a fire tonight. Oh, mi è invitato a fumare, schiamazzi, cucinare, colazione, check out. Ok. No, i minori devono essere accompagnati da un adulto di almeno 21 anni. Cacchietto. Questo potrebbe essere un problema. My hair feels like it's coated in dirt. A shower after Daniel will be bliss. Damn! That fucking redneck hit me hard. Turn the other cheek, they said. D'accordo, direi che... Man, this hot water's going to feel so good. Fill her up. Yuck, Sean. It's a condom in my bag. Gross. Hey, don't touch that. Time to be a kid again. Daniel will love this. Daniel, you have towels in the bathroom. Don't forget to use them. Ok, dovrebbe essere tutto pronto, giusto? One bubble bath coming up. Brother of the month. Yeah, right. E adesso, ragazzo... You ready? Aw, the episode's almost finished. Nice try. The water's hot. Come on. Yeah, okay, I'm going. Col cane? Oh my god. Whoa. So many bubbles.
Try and keep them in the bathtub. I will. Promise. Thanks. And no, the dog is not taking a bath with you. Okay, okay. Don't worry. I should throw my phone away while Daniel is washing. He'd freak out if he saw me. Time to say goodbye to modern life. Lily's freaking out. Maybe I should leave her out of this, or she'll get into trouble too. Sì. No, vabbè, però penso che sia felice comunque di sentirmi. Penso che gli farei più male non facendogli sapere niente. Forse, non lo so. Va bene, dai. Hey, Lila. Sean, is that you? Do you... Sean! Oh, God. Are you okay? I guess. I'm in a motel. With Daniel. Shit. Everyone's looking for you here. How about you? Are you okay? No. Everything's fucked up. I'm so worried about you. The cops are talking to everybody at school. This is a nightmare. We're fucked. Sean, don't say that. It will be okay. I miss you so much. Maybe you could come back. You know I wish I could, but we can't take that risk. They're gonna put me in juvie. And Daniel... Bullshit. You're innocent, and I've got your back, no matter what. No way. I'm not gonna let you get in trouble for me. Stop acting like I'm never gonna see you again. That's bullshit. I'm sorry. I totally hate this. I guess the freaking fighters are disbanded for a while. Shit actually changes, I guess. So, where are you going? We're just going away for now. I'll call you if I get a chance. I miss you, Lila. Sean, wait. Ok. Ma rompilo prima. Razza di imbecille. Ma l'hai buttato in acqua almeno? No, mi sa di no. Tell Daniel the truth. Uh-oh. Are you kidding me? Remember that song? Come on, dance! No, parlagli direttamente. Man, I can't dance right now. My legs are thrashed.
Sorry. You're no fun. Daniel, come here. We need to talk. Can we get a drink first? I'm thirsty. Right now? You said I could have a Coke. Or something. Okay, I'll get you a soda. But when I come back, we're going to talk. Serious. Fine. What's the big deal? Ok, ho visto un distributore prima. Adesso secondo me succede qualche casino che mi impedirà di parlare con lui. Che diavolo che sta succedendo? Oh, fuck. Oh my god. Daniel, what's happening? Daniel, calm down. You lied. Dad. Your dad is dead. Oh cazzo. It was an accident. I fucked up and a cop shot him. No! It's not true! I'm so sorry! Why? Why did you lie to me? I just wanted to protect you until I could... Protect me from what? You? Oh, God. I hate you! Not my brother! Oh, cazzo. Don't say that! I know I messed up everything. We're gonna get through this. Don't touch me! Daniel, please! Oh. Shh. It's okay. Solo che ha fatto un macello adesso, mi sa che ce ne dobbiamo andare. Me too. You told me we were gonna see Dad. I'm sorry. I just... Just don't lie to me ever again. Ever. I promise, I won't lie to you again. I promise. I'm serious, Sean. I know. Me too, Danny. What are we gonna do without him? Shh. It's gonna be okay. It's gonna be okay. È stato un bel casino, miseria ladra, e in effetti bisognava dirglielo subito. Io ci ho provato, ma... Sean... Am I... a monster? Eh? Nothing is wrong with you. You're... different. Ok. What are we gonna do now? I was thinking... Maybe we could go to Puerto Lobos. Where Dad grew up, you know? Yeah, I guess. It'll be fine, Daniel. There's nothing we can't do. As long as we're together. Can you tell me a story? Like he did? I'm not as good as him. He used to tell me bedtime stories too. Once upon a time,
wild, wild world. There were two wolf brothers living in their home lair with their papa wolf. They all lived happily together. But one day, hunters took their dad away. Forever. So now the brothers were alone. And they had to find a new home. They started a journey through the Great Big Forest. Sai che siamo alla fine, vero? Sai che siamo alla fine del primo capitolo. Infatti lo siamo. Già. Episodio 1, Rhodes. Ci siamo, ragazzi? Beh, allora, aspetta un attimo. Ok. Che dire di questo primo episodio, ragazzi? Non sono sensazioni contrastanti. La verità è che sono troppo legato alle vicende di Arcadia Bay, di Max e Chloe per riuscire ad apprezzarlo fino in fondo. È questa la cruda realtà. Temo che qualcuno mi possa capire, ok? Di chi ha amato Life is Strange 1 davvero tantissimo. Ma questa è una bella storia, ok? Quindi mi serve un po' più di tempo. È questa la realtà. Questo primo episodio per me è una sorta di antipasto a quello che verrà dopo. Mi ci sto un po' affezionando a questi due personaggi, un po' per volta, ma per prendere il posto di Max e Chloe, ragazzi, ce ne vuole, ok? Quindi questo è quello che penso io, ragazzi. Allo stato attuale delle cose, direi che non mi sento di dire altro. Non c'è molto da dire, se non che, porca miseria, purtroppo io Life is Strange 1 l'ho giocato tutto di fila, perché l'ho giocato parecchio dopo che è uscito, perciò ho giocato tutti i capitoli di fila. Allora, da un certo punto di vista, in questo preciso istante sono contento che sia diviso per capitoli e che escano un po' per volta, perché sto portando una quantità di giochi spropositata e sono molto felice se intanto una serie la posso stoppare per stare un pochettino più tranquillo, perché tra l'altro tra qualche giorno ne usciranno ancora di giochi, anzi non vorrei che fosse già uscito, no, puntata 6 non dovrebbe essere ancora uscito niente di particolare, però insomma sono felice di questo, ma se così non fosse sarei veramente incazzato in questo momento, perché voglio saperne di più. Ok? Quindi, allo stato attuale delle cose, ragazzi, non c'è molto altro da dire. Certo, a molti potrebbe non piacere questa divisione in capitoli. Per adesso a me è utile, ma capisco che non piaccia a molti e che tenga la suspense molto alta. Però, d'altronde, ragazzi, è un po' come una serie TV. È come una serie TV. Questo gioco bisogna prenderlo anche così.
secondo me, perché ha molte somiglianze con una serie TV. Va bene ragazzi, ho appunto appena iniziato ad affezionarmi ai personaggi un po' per volta e ripeto ancora che per prendere il posto di Max e Chloe ce ne vorrà, ok? Li aspetto al varco. Li aspetto al varco e ho grandi aspettative per i successivi episodi. Va bene ragazzi, allora adesso io direi di uscire perché esatto, c'è questa schermata finale. Vediamo un po'. Oh, attenzione. Vabbè, ho fatto quasi tutto come la maggioranza delle persone ha fatto qui. Vediamo. Sei andato tu stessa a elemosinare cibo, non hai elemosinato cibo. Ho quasi fatto tutto. Ok. Ok, sì. Vabbè, ho ottenuto una percentuale piuttosto alta. Daniel ha rubato qualcosa da Brody? Daniel non ha rubato niente. Ma che diavolo... Vabbè. Ok. Le statistiche degli amici sono... Ah, non ci sono scelte, addirittura. Va bene, ragazzi, adesso mi sa che ci aspetta il filmatino introduttivo del capitolo 2. Vediamo un po'. All right. Come on, man. Focus. Okay. Trust me. You can do it. Da matti, gli insegna a usare piano piano i suoi poteri? Ok, allora, grazie per aver giocato, acquista il pacchetto episodi 2 e 5 per giocare il prossimo episodio appena sarà disponibile. È perché ho fatto l'acquisto all'ultimo istante perché non avevo al momento, quando ho comprato il gioco, insomma, mi ha preso un pochettino in contropiede, ho preso solo l'episodio 1. Normalmente preordino il pacchetto più grosso che riesco a trovare, senza indugiare in edizioni deluxe. Comunque queste cose non vi interessano. Ragazzi, grazie di aver seguito insieme a me l'episodio 1 di Life is Strange 2. Non vedo assolutamente l'ora che esca l'episodio 2. Ve lo porterò ovviamente al day one, quindi rimanete sintonizzati che presto vedremo molte più cose. D'accordo ragazzi? Grazie di avermi seguito, grazie di essere stati in mia compagnia. Ovviamente non ci sarà una recensione, la farò alla fine dell'episodio 5, ok? Quando finirà il gioco, non prima. Faremo solo queste chiacchierate finali ogni volta che finisce un capitolo. Va bene ragazzi, quindi direi che per oggi e per adesso, ci vedremo fra un po' di tempo, è davvero tutto. Quindi, in caso ancora non lo siate, iscrivetevi al canale, mi raccomando, per rimanere anche sintonizzati in vista dell'episodio 2. Lasciate un like a questo video se vi è piaciuto e vi è piaciuta la serie che ha coperto il capitolo 1 finora. E come sempre qui sotto trovate tutti i link ai miei social e tutti i link per supportare il canale se volete. D'accordo ragazzi? Ci vediamo presto, ci vediamo sul canale con tante altre cose ovviamente, ma ci vedremo presto e al day one, ve lo prometto, con l'episodio 2 di Life is Strange 2. D'accordo ragazzi? A presto!